3-0 sul Monaco, il commento. Come previsto, la finale di Coppa dei Campioni il 18 maggio ad Atene metterà di fronte Milan e Barcellona, vincitori dei due rispettivi gironi. Identico il punteggio con cui le due squadre si sono qualificate per la finale, 3-0. Davanti a un pubblico che ha esaurito lo stadio con incasso da record e a una tribuna d'onore con le più alte autorità del Principato, hanno segnato Desai nel primo tempo, Albertini e Massaro nella ripresa. Il Milan ha giocato 50 minuti in 10 per l'espulsione di Costa Curta. Insieme con lui non sarà ad Atene neanche Baresi, ammonito e già diffidato. L'espulsione ha sconvolto un pochino l'assetto tattico, però è stato bravo Capello a spostare gli uomini al posto giusto. E il Milan ha giocato una partita tatticamente perfetta. Tutti si aspettavano questa finale, e ce la giocheremo ad armi pari. Noi appunto mancheranno due giocatori importantissimi, loro sono al completo. Una partita precedente, quella di quest'anno in precampionato, era una partita d'allenamento che ci ha visto vincitori per 3-0, ma non fa testo, sarà con un altro spirito si giocherà.